acontece também muitas vezes nos cursos. Sim. Pessoal, geralmente a gente fa curso con macchina italiana, vê, sai, o sorvete di una forma molto bonita, no? Compatto, ben compatto, eccetera, eccetera. E mi preguntano, dice Mirko, ma si compra una macchina nazionale, essa di 30-40 mila reali, tu sorvete sai uguale? È logico che no, perché se una macchina costa 30 mila e l'altra costa 120 mila reali, terrà una differenza. Non intendo a spese di questa pregunta che mi fa, no? Se mai stiamo, è claro che c'è una differenza, gente. È una differenza di tecnologia, compressore, gerazione di frio, gerazione. Si parla di gerazione di frio. No, è una differenza. È una differenza, non scomponenci da macchinaria. A te è un asso, no? È un asso, fa la differenza di prezzo. Allora, oltre a questa, che mi fa la Mirko, dà per cominciare con una macchina che costa 30 mila reali? Sì, claro che dà. Allora, se invece non sai come sai uno curso, non è un problema, gente, perché poi se o sorvegli è solo una questione di congelamento d'acqua. Si sai un poco mai smolle, perché? Perché la macchina che costa meno non consegue congelare la stessa quantità di acqua che consegue congelare una macchina che costa mai. Ma potremmo acabare di congelare questa acqua in un congelato o in un ultracongelato, se temo su un ultracongelato. Intanto, parlando in macchinario, non comincio, se non temo sorsamento, se non temo dinero, o se non temo su dinero per comprare una macchina italiana, non si preoccupa, gente, compri una macchina che costa 30, 35, 40 mila reali. Ripeto, la cosa importante è cominciare a testare il nostro mercato, ver come funziona. Ok?